Amici di Battista 70 Phone, questa sera vi presento il nuovissimo Huawei P9 presentato l'altro ieri a Londra. È un primo contatto, non è una video recensione ovviamente, voglio solo darvi le mie primissime impressioni. A livello ergonomico è molto comodo, è leggero, 144 grammi, abbiamo un display da 5 pollici e 2, le cornici sono molto ridotte come potete notare, poi va bene la video recensione, ovviamente la vedrete meglio. Meglio se ne parlerà nei prossimi giorni. Abbiamo un peso di 144 grammi. A livello, come vedete, da tenere in mano si gestisce tranquillamente. Riuscite a gestirlo tranquillamente con una mano. In tasca non dà assolutamente nessun fastidio quando ci andiamo a sedere. Le prestazioni sono di tutto rispetto. Abbiamo un processore Kirin 955 con la frequenza massima a 2,5 GHz. E abbiamo quanti giga di RAM? 3 giga di RAM e una memoria interna espandibile da 32 giga. Abbiamo poi tutte le varie comodità del caso, WiFi, GPS, GPS, Bluetooth, NFC e abbiamo l'ingresso USB Type-C. Sul retro abbiamo la famosa camera della Leica, doppia cam, una cam è per fare le foto monocromatiche in bianco e nero, che devo dire sono molto suggestive. Il sensore di impronte è fulmineo, lavora veramente benissimo e abbiamo un flash dual tone. Le foto sono 12 megapixel e la ripresa video è stato scelto di impostare come ripresa video massima il Full HD. Non lo so, io sinceramente i video li giro sempre in Full HD, non in 4K, però non capisco perché non impostare 4K su un telefono che fa della fotocamera, diciamo, il core principale. Comunque, vabbè, avranno fatto i loro bei conti. Il prezzo, come potete vedere, è di 599 euro. Dal 20 sarà in vendita. Invece, per la versione Plus Plus, come la volete chiamare, il prezzo di 749 euro. Per quanto riguarda la fotocamera, faccio fatica ad esprimere un parere adesso. Perché questo è un modello appena uscito, è stato consegnato, diciamo, ai vari giornalisti, blogger di settore, quindi presuppongo che il software non sia completamente definitivo. Le foto hanno una resa piuttosto contrastante, le avrete viste oggi, ho postato varie foto e anche un video. Il video l'ho girato con lo stabilizzatore digitale, ma il risultato è stato piuttosto scarso, se così vogliamo dire, non mi è piaciuto molto l'effetto che ha fatto. Domani, se il tempo permetterà, prevedo di fare degli altri video togliendo lo stabilizzatore digitale. Per le foto vi dicevo, risultati contrastanti. Nelle macro si ha una resa abbastanza buona e anche nelle foto in campo aperto con buona luminosità. Nelle foto con non moltissima luce, insomma, la definizione lascia parecchio a desiderare. Però ripeto, io penso che sia anche un discorso di software. Uscirà il 20, questi sono i primi sample dati alla stampa. Scusate, qui ho un continuo arrivare di notifiche che non finisce più, giusto per farvi capire che lo sto usando col mio account, con i miei vari account principali. E la batteria da questa mattina, quando l'ho acceso, siamo al 74%. Sono stato molto in casa, quello è vero. Stamattina ero in giro, ho fatto foto, video. Ho circa 4-5 account di posta configurati. Per cui devo dire che le prime impressioni sulla batteria sono molto buone. Per quanto riguarda le prestazioni, non lo so. Io non sono amante di Antutu e cose varie. So che molti di voi leggono queste cose. E comunque abbiamo una resa di. Adesso ve lo dico, mi sono catturato la schermata prima, di 97.626, si va a piazzare al quarto posto dopo Xiaomi Mi 5, Galaxy S7 Edge e iPhone 6S. Questa è la classifica che mi è uscita. Io poi ribadisco, non me ne frega niente dei benchmark, mi piace vedere com'è l'utilizzo su strada e la reattività del sistema è davvero molto elevata, per cui devo dire, sono soddisfatto, non ho notato nessun tipo di blocco, di impuntamenti, nessun riavvio, nessun problema con le notifiche. Insomma, funziona tutto a puntino. Cos'altro vi devo dire? La batteria da 3000, vi ho detto che secondo me ha una buona resa. E vabbè, ovviamente è dotato di LTE. La risoluzione del display Full HD comunque è un bel 423 ppi e on board abbiamo ovviamente Marshmallow e la MIUI 4.1. Insomma, che un'interfaccia, devo dire, non
particolarmente personalizzata, però è molto funzionale, leggera e funziona a dovere. Io sinceramente non ho riscontrato nessun tipo di problema. Come vedete, potete uscire, potete utilizzare anche la scherma, lo schermo, quello mini, per utilizzarlo con una mano, ma secondo me non serve, eccolo qua, lo vedete, non serve perché in ogni caso è molto maneggevole e volendo si gestisce tranquillamente con una mano sola. Poi, altre prove che ho fatto oggi, a parte la prova telefonica, ho utilizzato i miei soliti cuffioni e volendo posso già farvelo sentire, così almeno poi quando faremo la video recensione non perderemo ulteriore tempo. E la resa è molto buona. Ok, facciamo partire il nostro brano. Insomma, sinceramente ho ascoltato per una buona mezz'ora e l'audio in cuffia è ben equilibrato. Sentite anche in viva voce. Potrei scegliere una canzone un momentino meno, vabbè. E lo stesso possiamo dire per l'audio telefonico. Adesso vi faccio sentire prima lo speaker. Sentite com'è bello potente e chiaro. E sentite il viva voce. Digita 1 per proseguire sul 133. E ribadisco, poi oggi sono stato molto a casa, però stamattina quando ero in giro l'LTE non è mai mancato, è sempre stato ben presente, non ho notato switch particolari, però vabbè, domani andrò in una zona in cui diciamo la ricezione, tempo permettendo, dato che è sul Ticino, se piove ovviamente non ci vado, però vorrei andare in una zona dove la ricezione è abbastanza difficoltosa. Si passa da 4G pieno a 200 metri dopo è già miracoloso se siamo in 3G. Per cui domani vado in quella zona e controllo se effettivamente la ricezione è buona così come mi è sembrato. Poi vabbè, per il resto devo fare ancora qualche altro test ovviamente e provarlo ancora 2-3 giorni in maniera diciamo abbastanza approfondita. Va bene, dai, ci vediamo nei prossimi giorni così vedremo come funziona questo nuovo Huawei P9.